Nel 1539 Michelangelo disegna Piazza del Campidoglio e al centro colloca il monumento di Marco Aurelio a cavallo. I bronzi equestri nella Roma antica erano 22, ma sono stati tutti fusi durante il Medioevo. Marco Aurelio si è salvato grazie a un equivoco, è stato scambiato con Costantino, il primo imperatore considerato cristiano, e così la furia iconoclasta cristiana lo ha risparmiato. La statua è una copia, l'originale è conservato dentro i musei capitolini, è il perno attorno a cui ruota non soltanto la piazza, ma ruotano anche le memorie imperiali e rinascimentali, una sorta di talismano che tiene unite le diverse epoche della storia di Roma. Il cavallo al passo, con la zampa anteriore sollevata in un movimento di energia tenuta sotto controllo, la veste civile dell'imperatore, l'espressione tranquilla, il braccio disteso in un gesto che allo stesso tempo di saluto e di dominio, tutto comunica equilibrio, austerità, serenità, i valori etici dello stoicismo, la corrente di pensiero filosofico di cui Marco Aurelio è un seguace, anche se è ben consapevole che potere e filosofia difficilmente sono conciliabili. Nella raccolta di pensieri intitolata A se stesso definisce la corte, cioè il potere, una matrigna, mentre la filosofia è la madre. Se avessi una matrigna e una madre, della prima avresti cura e tuttavia torneresti continuamente da tua madre. Questo sono ora per te corte e filosofia. Torna spesso alla filosofia, trova pace in essa, la sola che ti rende tollerabile la corte. Ama la pace, ma fa la guerra, insegue la quiete, ma è costretto ad affrontare una peste terribile che fa milioni di morti, la crisi peggiore dell'impero dai tempi della sua nascita. E dopo un secolo di imperatori senza figli maschi che adottano il loro successore, lui, che predica modestia e ragione, cede alla tentazione di recuperare antiche e pericolose tradizioni dinastiche, scegliendo come erede il proprio figlio Commodo, di cui però non ha nessuna stima. Il ritratto di Marco Aurelio è l'immagine stessa della tranquillità, ma la sua vita è un continuo compromesso, a volte una lacerazione, tra la madre e la matrigna. Le rovine sparse tra città e campagna lungo l'Appia Antica appartengono alla Villa dei Quintili, una delle più spettacolari e meglio conservate di Roma. I Quintili erano due fratelli nominati consoli da Antonino Pio, il padre adottivo di Marco Annio Vero, il futuro Marco Aurelio. I Quintili e Marco Aurelio erano amici, quindi questa villa, che ha anche un ruolo nella nostra storia, è una bella scenografia per iniziare a raccontare l'imperatore filosofo. Marco passa l'infanzia a Roma, la sua famiglia è di origini spagnole ma è stata da tempo accolta nella nobiltà romana. Quando ha 9 anni, nel 130 d.C., resta orfano di padre, quindi le figure fondamentali della sua crescita sono la madre, il nonno che lo adotta, lo zio che è Antonino Pio, in quel momento un senatore molto in vista, e poiché, dato il rango, frequenta la cerchia del palazzo imperiale, anche l'imperatore Adriano stesso. Fin da subito si distingue per il carattere austero e la passione per la filosofia, ed è per questo che proprio Adriano gli dà un soprannome scherzoso, invece che Marcus Verus lo chiama Verissimus.
Da bravo ragazzino, Marco ha degli idoli, solo che nel suo caso non sono i grandi atleti o i condottieri, sono i filosofi e, come è normale alla sua età, li vuole imitare, esagerando. Quando aveva 12 anni, adottò i costumi dei filosofi, indossando un ruvido mantello greco e dormendo per terra. Su sollecitazione della madre, accettò con riluttanza di dormire su un divano cosparso di pelli. Tanta filosofia, poca ambizione politica e militare. La direzione che Marco sembra prendere è quella che lo porta verso una vita di studio, ma Adriano, che di lui ha molta stima, ha in mente altri progetti. Nel 136 l'imperatore, vecchio e malato, sceglie come erede Antonino Pio, ma gli impone di adottare a sua volta due successori. Uno è il bambino Lucio Vero, che ha 7 anni, l'altro è Marco, che di anni ne ha 17. Su un rilievo di un monumento eretto a Efeso si vede Antonino tra i figli adottivi, il bambino Lucio e il ragazzo Marco. A destra forse c'è Adriano, 3 generazioni di imperatori in una sola immagine, un modo per sottolineare l'eccezionalità della triplice adozione, un provvedimento senza precedenti che entra in vigore nel 138. Adriano muore, Antonino Pio diventa imperatore e tra i due eredi preferisce Marco Aurelio, cui dà in sposa la figlia Faustina. Marco in cambio gli rende omaggio nei suoi pensieri, facendo l'elenco degli insegnamenti che gli ha trasmesso. Da mio padre ho preso l'indole mite, la fedeltà alle decisioni meditate, il rifiuto di ogni vanagloria per i cosiddetti onori, l'amore per il lavoro e la tenacia. In mezzo all'elenco delle virtù di Antonino, Marco Aurelio trova il modo di infilare anche delle frecciate a Traiano e Adriano, dicendo che Antonino ha messo fine all'amore per i ragazzini, caratteristica comune agli altri due, e che non obbligava nessuno a partecipare alle sue feste o a seguirlo nei suoi viaggi, cosa che invece faceva Adriano. Insomma, Antonino è un esempio di moderazione e rispetto per il bene comune, doti che si riflettono nella sua azione di governo. Antonino Pio nasce a Lanuvio, non lontano da Roma, nell'86 d.C., da una famiglia di rango senatorio. Fa una carriera brillante che lo porta ad essere proconsole d'Asia. Stimato da Adriano, entra nel Consilium Principis, la cerchia ristretta dei consiglieri del principe. Una volta diventato imperatore, difende la memoria di Adriano, malvisto dal Senato, e nonostante in molti si oppongano, gli rende gli onori divini. La devozione dimostrata in questa ed altre occasioni fa sì che ai suoi nomi venga aggiunto l'epiteto Pius, Pio. Antonino Pio stabilisce buoni rapporti con il Senato, a cui restituisce la competenza giudiziaria sull'Italia, alleggerisce il fisco, è generoso con i donativi in denaro al popolo e ai soldati. In onore della moglie Faustina, morta nel 141, fonda un'istituzione benefica con la missione di assistere e soccorrere le ragazze povere. In politica estera si muove con cautela. Lungo i confini insedia re alleati di Roma, affronta poche e limitate crisi militari, la più seria in Britannia, un'incursione da nord che lo porta a costruire un altro vallo, oltre a quello di Adriano, estendendo i limiti dell'impero fino a comprendere la Scozia meridionale. I 20 anni del suo principato vengono ricordati come un periodo di pace e prosperità mai raggiunte né prima né dopo di lui, l'età d'oro dell'impero, sancita nel 147 dalle celebrazioni per i 900 anni di Roma. Ecco, dentro i Musei Capitolini il monumento equestre originale di Marco Aurelio. È del 176 d.C., anno del suo trionfo sui popoli germanici, oppure del 180, poco dopo la sua scomparsa. Ritrae
un uomo solo al comando, ma nel 161, quando Antonino muore, entra in vigore la doppia adozione voluta da Adriano e Marco Aurelio divide il potere con il fratellastro Lucio Vero. Roma, per la prima volta, ha due imperatori legittimi. Marco Aurelio ha 40 anni, Lucio Vero ne ha circa 10 di meno e la differenza d'età corrisponde anche a due caratteri diversi e in qualche modo complementari. Marco era di salute fragile e dedicava la maggior parte del suo tempo alle lettere. Lucio invece era nel fiore degli anni e più adatto alle imprese militari. In poche parole, Marco studia, Lucio agisce. Uno è la mente, l'altro è il braccio e il legame viene anche saldato dall'unione di Lucio Vero con Annia Galeria Lucilia, figlia di Marco Aurelio. Quindi i due dividono il potere, sono legalmente fratelli e in più sono anche genero e suocero l'uno dell'altro, un segno di concordia che viene largamente esibito. In onore di questa unione diedero ordine che alle ragazze e ai ragazzi dei nuovi enti benefici venisse assegnata una parte delle distribuzioni gratuite di grano. All'interno dei Musei Capitolini, sullo scalone di Palazzo dei Conservatori, ci sono tre grandi rilievi scultorei, risalgono agli anni tra il 176 e il 180 d.C. e provengono da un monumento in onore di Marco Aurelio. I rilievi ci accompagnano lungo una sequenza temporale. Il racconto comincia con l'imperatore che sottomette i Germani. Nel secondo rilievo, dopo la vittoria, Marco Aurelio celebra il trionfo a Roma. Nel terzo, compie una cerimonia religiosa sacrificando a Giove Capitolino davanti al suo tempio qui in Campidoglio. Oltre alla loro bellezza, queste opere sono preziose per intuire l'aspetto di Roma antica, con i colonnati, gli archi, i frontoni decorati dei templi, un colpo d'occhio su un paesaggio perduto. Quanto a Marco Aurelio, come nel monumento equestre, l'intenzione è quella di comunicare le virtù romane di un principe affidabile e serio, verissimus, come diceva Adriano, senz'altro interesse se non il benessere dei suoi sudditi, inclusi gli acrobati. Tra gli esempi della sua considerazione verso gli altri, va raccontato questo atto di gentilezza. Dopo la caduta di un giovane funambolo, ordinò che venissero stesi dei materassi sotto tutti i funamboli, come si fa ancora adesso mettendo una rete. Quindi se ancora oggi gli acrobati hanno una rete che li protegge, lo devono a Marco Aurelio. La sua è un'immagine a tutto tondo, buon padre dell'impero, buon padre di famiglia. Dall'unione con Faustina, figlia di Antonino, nascono 13 figli, di cui però gli sopravvive un solo maschio, Commodo. Coerente con i suoi principi, pare che l'imperatore non abbia mai tradito la moglie. Diverso invece è il discorso per Faustina. Stando alle fonti, forse annoiata dalla filosofia, l'imperatrice si sarebbe lasciata andare a molte avventure con gladiatori, marinai, militari e, secondo il gossip imperiale, alcuni dei figli di Marco Aurelio non sarebbero neppure suoi. Le voci delle infedeltà di Faustina arrivano alle orecchie di Marco Aurelio, che però, in un misto tra stoicismo e senso pratico, abbozza. Quando gli furono rivelati i tradimenti e gli fu detto che poteva divorziare, pare abbia detto: «Se la mando via, devo restituire la dote». E quale era la dote? L'impero, ereditato dal suocero Antonino Pio. Se si dà retta all'Historia Augusta, la filosofia sarà stata pure la madre di Marco Aurelio, ma il potere, la matrigna, non deve ripugnargli più di tanto se lo convince a tenersi una moglie prestigiosa ma infedele come Faustina. Comunque il terreno su cui viene messa più duramente alla prova la tempra di Marco Aurelio è un altro, le guerre che non cerca ma è costretto a combattere. I primi conflitti cominciano subito, all'inizio del Principato.
Nel 162 scoppia una rivolta in Britannia. Dalle Highlands scozzesi i Caledoni premono sul Vallo Antonino. Poi la tribù germanica dei Catti compie continue incursioni nella Gallia belgica. La Spagna è colpita da scorrerie di pirati africani che arrivano dalla Mauritania, mentre lungo il delicato confine orientale i parti invadono l'Armenia, dando il via a un nuovo conflitto tra i due imperi. La campagna in Oriente viene affidata a Vero, che riconquista l'Armenia e viene acclamato con il titolo di Armeniacus. Lo stesso titolo spetta anche a Marco Aurelio. Il suo stoicismo però lo spinge in un primo momento a rifiutare l'onore. Poi però cambia idea. Ai due imperatori fu dato il nome onorario di Armeniacus. Inizialmente, a causa della sua modestia, Marco rifiutò il titolo, ma in seguito lo accettò. Nel 165 le legioni entrano in Mesopotamia, è una grande vittoria e Vero viene acclamato come Parthicus, titolo che naturalmente spetta anche a Marco Aurelio, il quale un'altra volta prima lo rifiuta, poi lo accetta. Quando Vero torna a Roma si apre una stagione nuova e più tesa nei rapporti tra i due imperatori. Vero, forte dell'esperienza sul campo, si sente più indipendente e prende decisioni autonome senza consultarsi con Marco Aurelio. Ma i contrasti tra i fratelli passano presto in secondo piano, perché il ritorno dalla guerra partica di Vero e dei suoi soldati ha una conseguenza molto più grave. Secondo le fonti antiche, la peste compare per la prima volta durante l'assedio dei Romani a Seleucia, nell'inverno del 165, e si propaga poi nelle province, trasmessa dai legionari che tornano da Oriente. Tutto l'impero viene investito. La peste dilaga per quasi 20 anni, infetta un quarto della popolazione e miete circa 5 milioni di vittime. Bisognava trasportare i cadaveri in file di carri. I due imperatori promulgarono allora leggi severe sulle sepolture e sulle tombe, proibendo che chiunque erigesse un sepolcro dove voleva. Non è chiaro se si sia trattato di peste bubonica, tifo o vaiolo. Il grande medico Galeno, nel suo trattato Methodus Medendi, la descrive grande e di lunga durata. Parla di febbre, diarrea, infiammazioni della faringe ed eruzioni sulla pelle anche purulente. Le conseguenze sociali ed economiche sono enormi. La popolazione è decimata. Nell'esercito si aprono grandi vuoti. Viene a mancare manodopera, sia libera che servile, con danni per l'agricoltura e l'artigianato. Nella sola città di Roma, nelle fasi più acute dell'epidemia, sono stati calcolati 5.000 morti al giorno. Secondo molti storici, quella che è stata chiamata la peste Antonina segna l'inizio ed è la causa della decadenza dell'impero romano. In realtà le ragioni del declino sono molteplici e spalmate nel tempo, sono ragioni politiche, sociali, economiche, demografiche, militari, religiose, ma va detto che all'interno dell'età degli Antonini, l'apogeo dell'impero, la peste è una frattura. Il crollo dell'economia dovuto alla pandemia, l'impoverimento della classe media, le campagne devastate e abbandonate, la riduzione della leva che obbliga ad arruolare barbari e schiavi sono tutti fattori di instabilità e a un certo punto la crisi è tale che Marco Aurelio, per fronteggiarla, deve vendere pezzi del suo patrimonio personale e a tutto questo si aggiunge una nuova guerra contro i popoli del nord. La
La colonna di Marco Aurelio al centro di Piazza Colonna di fronte a Palazzo Chigi fu fatta costruire da Commodo, figlio e successore di Marco Aurelio, sul modello della colonna Traiana, e racconta le guerre lungo il confine danubiano. Sono state chiamate guerre marcomanniche dal nome di una delle tribù, i Marcomanni, che assieme ai Sarmati e ai Quadi vogliono procurarsi nuove terre ai danni dell'impero. Il confine è fragile, le legioni sono indebolite dalla peste, alcune poi sono state spostate a oriente per la guerra contro i parti e i barbari vogliono approfittarne. Nel 168 Marco Aurelio e Lucio Vero partono per affrontare il pericolo. Indossati i mantelli militari, i due imperatori partirono per la guerra. I Marcomanni creavano disordini nelle zone di confine, ma anche altri popoli, cacciati dalle loro terre dai barbari del nord. L'arrivo dei due imperatori con i rinforzi mette paura ai barbari, molti depongono le armi. Marco Aurelio vorrebbe risolvere la questione una volta per tutte, annettendo all'impero le loro terre. Lucio Vero invece è del parere opposto, è convinto che la cosa migliore sia incassare la pace e lasciare i confini lì dove sono. È curioso che Marco, lo stoico, il nemico della guerra, voglia proseguirla, mentre Lucio Vero, l'uomo d'azione, voglia chiuderla. Lasciando la questione aperta, Vero decide di tornare a Roma, ma durante il viaggio l'esperimento del doppio comando finisce tragicamente e all'improvviso. Si decise che Vero sarebbe tornato a Roma, ma lungo la strada, seduto in carrozza insieme al fratello, Vero morì per un colpo di apoplessia. Con la morte di Vero nel 169, Marco Aurelio resta l'unico Augusto e riprende la guerra. Il racconto della colonna comincia con l'avvio delle operazioni. Ci sono i legionari romani che attraversano il Danubio su un ponte di barche. Marco Aurelio, che dall'alto di una tribuna parla all'esercito. Un'altra scena famosa è il cosiddetto miracolo della pioggia, episodio che determina la vittoria sui Quadi. I soldati romani sono assediati senza acqua né cibo, ma un temporale li salva. I romani erano in una situazione terribile. Non potevano né combattere né ritirarsi, bruciati dal calore, quando all'improvviso si radunarono molte nuvole e una potente pioggia scoppiò su di loro. Vinta la sete, i romani trovano la forza di resistere e di ribaltare la situazione. Lo storico Cassio Dione attribuisce la pioggia salvatrice a un intervento divino, oppure alle pratiche magiche di uno stregone egizio presente nel seguito di Marco Aurelio, un tale Arnufis. Ma al di là dei risvolti miracolosi, l'episodio mette in luce le incertezze di una guerra lunga e difficile. I fronti aperti lungo il limes nord-orientale sono essenzialmente tre. C'è quello contro i Marcomanni, stanziati nella regione dell'attuale Boemia. Poi ci sono i Quadi, che abitano le terre a nord della Pannonia, all'incirca l'Ungheria di oggi. E i Sarmati, un popolo di origine iranica che preme sulla provincia della Dacia, l'odierna Romania. 170 d.C. Durante un'offensiva di Marco Aurelio contro i Sarmati, i Marcomanni entrano in Italia e assediano Aquileia. Un'armata romana torna e libera la città. Ma il colpo al prestigio di Roma è grave. Da più di 250 anni un esercito straniero non penetrava in territorio italiano. 171-174. La guerra si riaccende lungo i confini danubiani. In particolare sono i Quadi, che si ribellano alle imposizioni romane, a creare le difficoltà maggiori. Alla fine di questo periodo vengono siglati trattati di pace con i diversi popoli, ma i romani impongono condizioni punitive che non rappresentano una soluzione definitiva. 175. Marco Aurelio abbandona i fronti nordici per un'emergenza in Siria. Il governatore Avidio Cassio, generale vittorioso sui parti, si è proclamato imperatore. Un centurione uccide l'usurpatore ed evita la guerra civile.
176-177. Viene celebrato a Roma il trionfo sui Germani, ma una rivolta dei Quadi costringe Marco Aurelio alla seconda expeditio germanica. L'obiettivo è creare due nuove province, Marcomannia e Sarmazia. Dopo la vittoria, Marco Aurelio prende il titolo di Germanicus Maximus. Ma il pericolo non è passato. Lungo le frontiere nordiche si presentano popoli fino ad allora sconosciuti, come i Vandali e i Longobardi, protagonisti delle future invasioni barbariche e del passaggio tra età antica e medioevo. Durante le lunghe campagne danubiane, a partire dal 170 d.C., Marco Aurelio inizia a comporre le sue meditazioni filosofiche, che verranno raccolte in un'opera intitolata I pensieri, oppure a se stesso, e che formano un dialogo interiore, un flusso continuo filosofico che lui detta in greco a uno scriba nella sua tenda da campo, un modo per trovare pace e raccoglimento in mezzo alla violenza della guerra. I pensieri saranno fonte di ispirazione per poeti e scrittori come Goethe, Leopardi e Tolstoi, e pare che lui non avesse intenzione di pubblicarli. Non hanno un fine propagandistico come per esempio i commentari di Giulio Cesare, sembrano piuttosto uno strumento di autoanalisi, una guida per la vita. Nessun ritiro è più tranquillo di quello che l'uomo trova nella sua anima. O vi sono gli atomi o il destino. Se c'è Dio, va tutto bene. Se domina il caso, non agire anche tu a caso. Leggendo i pensieri in cerca di quelli da citare, con colleghi e colleghe abbiamo fatto una classifica di quelli che ci piacevano di più e alla fine ha vinto questo, una meditazione che parla di vita, morte, attimi ed eternità. Se tu vivessi 3.000 anni o 30.000, ricorda che nessuno perde altra vita di questa che vive, né vive altra vita di quella che in ogni istante va perdendo. Dunque la durata più lunga e quella più breve hanno lo stesso esito. Il presente è uguale per tutti, come è uguale ciò che è consumato e ciò che è perduto, e così non è che un istante. In uno dei pensieri Marco Aurelio critica i cristiani per l'irrazionalità della loro fede e per il modo teatrale con cui alcuni affrontano il martirio, quasi cercando il sacrificio ed esibendolo. Durante il suo principato ci sono vari episodi di persecuzione in Asia, a Roma. Il più grave avviene in Gallia, a Lione, nel 177 d.C., quando vengono messi a morte quasi 50 cristiani. Mettendo assieme le due cose, Marco Aurelio è stato accusato di essere un persecutore. In realtà non esistono provvedimenti ufficiali suoi contro i cristiani. Sotto Marco Aurelio, forse fomentate dai tempi incerti e dalla peste, le persecuzioni si intensificano, ma partono sempre dal basso, sono frutto della diffidenza popolare verso questa nuova setta quasi semiclandestina che viene accusata di crimini orrendi come l'incesto e il cannibalismo. Ed è proprio così che succede a Lione. È la gente che consegna al governatore i cristiani perché lui li condanni a morte e il governatore, per non avere problemi, la asseconda. Un anno prima dei fatti di Lione, nel 176, Marco Aurelio compie un atto che interrompe la linea di imperatori adottivi, quelli scelti per merito, di cui anche lui fa parte. Nel film di Ridley Scott, Il Gladiatore, Marco Aurelio Richard Harris vorrebbe consegnare l'impero al suo uomo migliore, il generale Maximus Russell Crowe, con l'impegno di restaurare le tradizioni repubblicane. È Commodo Joaquin Phoenix che uccide il padre e prende il potere a tradimento, ma in realtà le cose non sono andate così. Marco Aurelio sceglie volontariamente come erede il figlio Commodo, anche se pare non ha nessuna stima di lui. È un gesto che è stato interpretato a seconda
delle opinioni come un ripristino di antiche tradizioni dinastiche o come un cedimento alla vanità, alla matrigna, alle seduzioni della corte e del potere. La filosofia, la madre, torna ad avere la meglio nel 180 d.C. sul fronte danubiano. Marco Aurelio, colto dalla malattia, probabilmente dalla peste, muore da stoico. Desideroso di morire, si astenne dal mangiare e dal bere e aggravò la malattia. Il sesto giorno convocò i suoi amici e disse loro: «Perché piangete per me e non pensate piuttosto alla peste e alla morte comune a tutti noi?» Il settimo giorno si coprì la testa come se volesse dormire e durante la notte esalò l'ultimo respiro. Morto Marco Aurelio, Commodo si affretta a mettere fine alla guerra pagando i popoli germanici di confine. Di fatto Roma compra la pace e diventa tributaria dei barbari, non era mai successo. Tornato a Roma, Commodo concentra nelle sue mani ancora più potere e ricchezza e gli oppositori, veri o presunti, subiscono condanne e confische. È il destino dei Quintili, i fratelli proprietari di questa villa. Commodo, attratto dai ninfei, dal teatro, dall'anfiteatro, dai giardini, dalle terme, insomma dal lusso, li mette a morte e trasforma la villa in una residenza imperiale. La distanza tra padre e figlio si misura anche nei ritratti ufficiali. Marco Aurelio, come abbiamo visto, è sempre sobrio e solenne. Commodo invece si fa scolpire vestito di una pelle di leone con la clava in mano come Ercole e in costume da Ercole romano scende nell'arena sfidando a duello i gladiatori. Si parla di centinaia di combattimenti vinti, pare però con armi truccate. Nonostante le stravaganze forte dell'appoggio dell'esercito, Commodo tiene il potere per 12 anni resistendo a vari tentativi di congiura, fino a quando nel 192 una congiura di palazzo ha successo. L'hanno organizzata la concubina, il maggiordomo e il prefetto del pretorio e la esegue materialmente un atleta, forse un gladiatore di nome Narcisso. Insomma, il principe gladiatore viene ucciso, strangolato nella vasca da bagno da un gladiatore, un finale di partita tragico e grottesco per la grande stagione che è stata definita dell'impero civile, l'apice di Roma. Marco Aurelio teneva separato il suo amore per la filosofia dalle necessità e dai compromessi imposti dalla politica. Ma la filosofia, prima di lui, in molte occasioni aveva influenzato la politica e proposto modelli di società. Cronache dall'antichità racconta ora uno di questi modelli ideali, l'Atlantide di Platone.